Andrea, ci sei? È la prima giornata di ritorno alla Palaterme. Buonasera a tutti da Raffaello De Maio. Innanzitutto un saluto a Matteo Marcellini, bloccato a casa dall'influenza, quindi telecronaca bocca, senza la mia abituale di questa stagione. La partita importante per il Palaterme, mentre la San Giorgese ha vinto 4 delle ultime 5 partite, 18 punti classifica per la squadra di Daniele Quilici, mentre Montecatini di punti ne ha 12 ed è in piena zona playout. Quindi partita doppiamente importante per risalire la classifica, trovare un po' di morale e soprattutto accendere un po' l'entusiasmo del Palaterme di Montecatini, che dopo 5 sconfitte consecutive rischia seriamente di scemarsi. Al completo entrambe le squadre, Montecatini a Giorgi e Maresca non in perfette condizioni, mentre la San Giorgese è al completo. Sono i romani Barbieri e Rubera. Montecatini in campo con il quintetto ormai tradizionale, ovvero abbiamo, anzi no, ci sono delle diverse che abbiamo qui domenica. Poi abbiamo Leonardo Cipriani per la prima volta in quintetto base, poi Francesco Galli, Samuele Maretti e Biglioni, quindi un quintetto molto molto basso e veloce per Montecatini. Mentre San Giorgese ha in quintetto 40 Toso, poi Sasà Parlato, giocatore migliorizzatore della squadra, poi il numero 8 Scali, uno dei migliori giovani del campionato. Il numero 4 è Bocconcelli, il numero 8 è 9 Rota. Primo attacco controllato da Montecatini, sicuramente questa mossa di coach Alberto Tonfoni di mettere in quintetto Leonardo Cipriani molto a sorpresa ma forse attesa, per cercare di cambiare un po' le gerarchie della squadra, per cercare di dare uno strappo al trend che si era creato. Rimessa per Galli, esce Meini, poi Migliori, poi Cipriani, ora Meini non tira da tre punti, prova a dare la palla a Franco Migliori che scarica per Galli, cala su da tre punti e fallo per Francesco Galli. Quindi Montecatini inizia questa partita molto bene e arriva subito un cambio direi punitivo per coach Quilici, esce Toso ed entra il numero 22 di Gianni. Galli concretizza il gioco da tre punti, 4-0 per Montecatini. Sono già due falli di squadra per la San Giorgese. C'è un errore al tiro da parte di Bocconcelli, subito contro il Montecatini, Samuele Moretti fino in fondo, va a realizzare Di Mancino il sesto punto Montecatini. Thank you.
rimbalzo è per Galli, ora Mini. Poi da tre punti ancora Galli, 2-2 per Francesco Galli, scatenato Francesco Galli, 9-0, miglior inizio di partita, Botteghini non poteva averlo. Ora Scali cerca un varco libero, non lo trova, ultimamente marcato da Mini, poi Parlato contro Migliori, cerca lo spazio, da tre punti Parlato, realizza Parlato. A 2, calcio di Parlato è stato dato da 2 punti. Ora Cipriani per Moretti. Moretti che cerca un varco, poi scarica per Cipriani, libero da 3 punti, sbaglia, peccato. Rimbalzo di Galli in attacco, Maini libero, scarica per Migliori che non tira subito da 3 punti, va a cercare l'avversario, quindi becca anche la stoppata. E il canestro è di Scali. 9-4, mini break di 4-0 per la Sangiorgense dopo il buon inizio di Montecatini. Moretti indisturbato, viaggio in mezzo all'area, va a realizzare il suo quarto punto in classica azione dell'ala pivot Jesina. Zona adesso per il rossoblu Boccelli, poi Parlato, attenzione al suo tiro da tre punti, poi perde palla Di Gianni, Galli è già all'esto dall'altra parte. Migliori perde palla e c'è subito il time out chiesto da Daniele Quilici, allenatore della Sangiorgense. Qualche piccolo problema tecnico, Galli in rimessa, poi Meini, scarica per Cipriani, penetrazione riga di fondo, poi ancora per Meini che sbaglia da tre punti, rimbalzo in attacco di Galli, è il secondo consecutivo, va a realizzare.
Pianetta, scusate per la pausa, palla recuperata da Cipriani che subisce la stoppata. Dunque facciamo un po' d'ordine, 5 minuti e 38 alla fine del primo quarto, Montecatini conduce 13-4. Primi 5 minuti molto vivi della squadra di coach Alberto Tonfoni. Cipriani da 3 punti si alza, sbaglia l'imbalzo di Scali. Scali guida la transizione di San Giorgio, si alza da 3 punti, Scali sbaglia, rimbalzo dello stesso Cipriani, poi Guido Meni, Moretti forse in defazione di passi, però perde palla Moretti, Roveda per Bocconcelli che sbaglia da 2, rimbalzo di Moretti che si fa subito perdonare. Poi Meni, fallo su Moretti da parte del numero 4 Bocconcelli, arriva il primo cambio di coach Tonfoni, esce Cipriani ed entra Alessio Bonis. Rimessa rosso-blu con Meini per Migliori che cerca il suo primo canestro, lo trova adesso Franco Migliori con questo arresto a centro area, 15-4 per Montecatini che ha iniziato la partita come meglio non poteva, con aggressività, con lucidità. Intanto bella palla per le Scali di Bocconcelli, Scali che potrebbe essere la sua ultima partita in maglia sangiorgese, dato assist meraviglioso di Meini per Bonis che va a scrivere i primi 2 punti della sua partita. Scali che sarebbe destinato a Omegna e al posto di Scali la sangiorgese dovrebbe aver ingaggiato Fioravanti, anche lui 98 che lo scorso anno giocava a 100. Che ora Scali è qui e gioca per la Sangio, primo fallo intanto di Migliori, bonus esaurito da la Sangiogese, primo fallo di squadra per Montecatini. E Parlato riceve dal post e va a realizzare il suo quarto punto. Meini avrebbe spazio per tirare, si prende il tiro, lo sbaglia, però rimbalzo di Scali. Scali per Parlato contro Migliori, Parlato prende la riga di fondo, chiude il palleggio, fuori per Diani, poi Bocconcelli arresta il tiro, Bocconcelli realizza, molto ben fatto. Sta entrando in partita la Sangiorgese, quello che Montecatini non deve permettere. 17-10, passare aperto di 6-2 per gli ospiti. Meini per Moretti, tra l'altro Montecatini andrebbe sempre lunetta se subisse fallo. Moretti, una magia, riga di fondo, bevuto Parlato, e Moretti va a realizzare il suo sesto punto. Ottimo inizio di partita per Samu. Ora rota, ma c'è un fallo lontano della palla di Bonis. Esce Meini, entra Maresca, primo fallo per Galli intanto per la Sangiorgese, entra Colombo ed esce Diani. Per Bocconcelli, riceve Parlato, sempre in zona Montecatini, Parlato troppo libero da 3 punti, sbaglia, corregge al volo Colombo, sbaglia, arriva al volo Scali, è questo che non deve concedere Montecatini, ribassi l'attacco. Sangio è molto bravo a andarsene a prendere, Maresca
Esca subisce fallo e va lì a sbagliare il tiro, ma andrà a prendersi due tiri liberi. Inizia primo, sbaglia il comunque poi Colombo, passi di Colombo. Quindi la rimessa è per Montecatini, palla persa dalla Sangiorgese. Migliori, un minuto, due minuti alla fine del primo quarto, Migliori si crea lo spazio, tira, sbaglia, ribaccio è toccato per ultimo da Moretti, quindi palla per la Sangio, 19-12, dopo il 15-4 iniziale, la Sangiorgese si sta diventando careggiata, ma ovviamente non pensavo mica di poter aver vinto dopo tre minuti, c'è da soffrire parecchio, parlato, palla persa, sull'ottimo raddoppio di Bolis. Esce Bocconcelli per Sangiorgese, attenzione a lui, tiratore micidiale Cozzoli. Dalli supera la metà campo, palla per Bolis, non ha ancora fatto il suo ingresso in campo Giorgi, scambia Migliori con Maresca, attacca Carezzo Maresca, va a schiacciare, ha una mano Edoardo Maresca, 21-12. Per Scali da tre punti, sbaglia il bacio di Migliori, 1:13, Galli, Migliori va dentro, fallo e due liberi d'arrivo per Franco Migliori. Due liberi d'arrivo per Migliori. L'abbiamo chiamato Gianluca Giorgi, entra in campo al posto di Moretti. Sbaglia il primo Franco, ne ha un secondo. Ne inizia il secondo, 22-12. Esce Migliori, entra Meini. Supera metà campo Rota, poi parlato, adesso Cozzoli. Ancora Rota per Cozzoli, si mette subito il tiro da tre punti, lo sbaglia, rimbalzo in coabitazione fra Galli e Giorgi che fra poco vengono un pasticcio. Meini, quasi passi del capitano, si ferma in tempo, poi Galli, Galli si mette il tiro da tre punti, Francesco Galli e c'è anche il fallo della forse di Maresca, che adesso di Galli comunque è valido. Fallo di Maresca, rimbalzo. L'ingresso in quintetto di Francesco Galli lo ha sicuramente galvanizzato. Ora c'è un fallo. Fallo di Bolis. Qua c'è Don Fuori, richiama la uomo.
15 secondi per tirare per la San Giorgese, 29 alla fine di un primo quarto dominato da Montecatini che ha segnato 25 punti. Rota per Cozzoli, prende il centrale Cozzoli, regala la palla in mano al capitano che ringrazia e rimane a terra Cozzoli. Gli arbitri giustamente fermano il gioco perché credo che Cozzoli abbia battuto la testa. 15 ha qualcosa da dire agli arbitri. Viene abolito verbalmente, abolito ufficialmente coach 15. Comunque l'ultimo attacco del primo quarto è per Montecatini che ha 13 punti di vantaggio e ha una ghiotta occasione per aumentare il vantaggio. Meini scambia con Galli, Galli va dentro senza paura, si arresta per la palla per Maresca che scambia con Giorgi, bellissima azione di Montecatini, azione che chiude degnamente il primo quarto. Almeno per un quarto abbiamo ritrovato la vera Montecatini, 27 a 12 dopo 10 minuti. Sbaglia, rimbalzo e di Scali con fallo di Meini. Cozzoli si incarica della rimessa. Rota per Cozzoli, scambia palla
sotto per Colombo che si muove in palleggio contro Giorgi, si muove, prende il centro in area, segna un bel canestro Colombo, parziale di 5-0 in apertura del quarto per l'Assangio. Ora fallo, ha parlato finalmente, anzi no, fallo in attacco a Maresca. Gli arbitri iniziano con ben due falli offensivi per Montecatini. Vengono fischiati i falli a Galli, a Giorgi e Maresca, mentre parlato sta facendo quello che gli pare in area. Non gli viene fischiato assolutamente nulla. Cozzoli per Colombo, attacca Colombo, sbaglia, rimbalzo catturato da Maresca sull'errore di Colombo. Galli già dall'altra parte. Arriva il tiro da tre punti corto di Galli, non arriva il rimbalzo Giorgi, rimbalzo di Parlato. Parlato finta, tiro da tre punti, Parlato da solo, sta riportando la San Giorgese a galla, 27-20, parziale di 8-0 per la San Gio. Che ha un parziale aperto di 8-0, Montecatini, vediamo cosa riesce a replicare. Migliori, entrato in campo al posto di Giorgi dopo il time out, fa saltare il palo avversario, va a realizzare un gran bel canestro Franco Migliori, va a cercare tiri ad alta percentuale, entrato in campo anche Moretti dopo il time out. Parlato va a prendersi la stoppata di Bollis, poi sbaglia ancora, fallo di Meini. In campo per Lunetta, per Sasà Parlato, una vita spesa da Avellino. Sbaglia il primo libero, Barbadunga da James Harden. Barbie Harden ovviamente ha solo la barba, con tutto rispetto. Uno su due la Lunetta per Parlato. Arriva la difesa allungata per la Sangio per cercare di bloccare l'attacco montecatinese. 14 secondi per andare al tiro, veniva Moretti. Moretti si gira bene e poi scarica fuori per Galli, passi di Galli. Anzi no, ha toccato la riga laterale. Comunque palla persa, è la terza palla persa del quarto. Proprio quello che Montecatini non voleva. Bonus esaurito, non neanche 3 minuti di gioco. E tre palle perse, esce Galli, entra Paolo Zanini. Bella palla per Colombo, da rota Colombo, sbaglia, rimbalzo è per Moretti. Moretti vorrebbe dare la palla a Migliori ma non ce la fa, arriva ora la palla Migliori, uno contro uno contro Cozzoli.
Migliori perde palla, quarta palla persa del quarto, sono cominciando a diventare troppe. Consoli per il Colombo che perde palla anche lui. Esce Colombo, entra Di Anni per l'assaggio, rimessa per Zanini, 29-21, giocati 3 minuti nel terzo quarto, 4 falli di squadra Montecatini, 0 per la San Giorgese, ma è anche vero che Montecatini non ha dato il tempo agli avversari di fare fallo, perdendo 4 palloni su 5 attacchi, solamente 2 punti segnati da Montecatini in questo quarto, li ha segnati Migliori, poi 4 palle perse. Ora si stava sferrando la quinta con Moretti, l'ultimo a toccare il giocatore della Saggio, ora sono 4 secondi per andare al tiro per il rossoblù. Migliori dovrà forzare, si avvicina, sbaglia, riprende l'imbalzo, non ha toccato il ferro, quindi non si azzira 24 secondi, palla persa in arrivo. Il palleggio per Bocconcelli, ancora rota, realizza, becca adesso in penetrazione, rota, Migliori si alza da 2, realizza da 3 punti il canestro di Migliori, da 3 punti, tripla con fallo, è la seconda della partita per Montecatini. Da 2 il canestro di Migliori, viene dato da 2 il canestro dei Migliori, non da 3. Solo lui i 4 punti del quarto di Montecatini contro gli 11 segnati dalla San Giorgese. Migliori contro la San Giorgese fino a questo momento, più 9 per Montecatini, ancora zona, rota per Bocconcelli, ora Scali per Parlato contro Moretti, bella palla per rota da 3 punti, sbaglia il basso di Zanini. Migliori si libera di Parlato, poi cerca un compagno libero, trova Zanini, ancora Migliori, fallo, passi di Migliori, Mario. Sesta palla persa del quarto per la Montecatini. Attacco la San Giorgese con Di Anni, da 3 punti Di Anni, sbaglia il rimbalzo di Migliori, stava per togliere la palla dalle mani Moretti, finisce bene quel che finisce bene, Migliori per Moretti, per Reini, capitano si trova davanti Scali, poi Zanini, ancora Reini, non si arriva a nulla in questo attacco, vediamo, si arriva con la settima palla persa. Bocconcelli scarica per Cozzoli che non controlla il pallone, palla persa anche per l'assaggio, veramente brutto questo secondo quarto, un fioccare di palle perse e 15, ci piazza un time out per farci un discorsino sopra, 32-23, 4-44 per andare all'intervallo. Thank you.
gioco con il time out di 15, in attacco Montecatini di 5 secondi. Moretti deve inventarsi qualcosa, si va a infilare Ruggine Praio, scarica per Dani, da tre punti sbaglia, rimazza l'attacco di Zanini, preziosissimo, poi Migliori va dentro, tiro piazzato, sbaglia ancora Zanini che prova a rendersi utile, ma non, stavolta non riesce, rimbalzo di Scali. Scali per Rota. Fallo su Rota, Montecatini deve stare attento e falli perché andrà sempre lunetta la San Giorgese, Montecatini ha salito il bonus. Esce Bolis, entra Cipriani, che ricordo era partito quintetto base, mossa tattica suggestiva di coach Tonfoni che visto l'inizio è stata senza dubbio positiva. Realizza Rota il primo libero. Realizza anche il secondo. Meno 7 per San Giorgese. Montecatini sempre in vantaggio ma piano piano sta perdendo consistenza. Zanini lavora bene, spalla a Calesso, poi perde palla e poi va a prendersi, va a conquistare un'ottima palla a due e la freccia premio Montecatini. Ottima azione di Paolo Zanini che dopo aver perso palla è andata subito a riconquistarla. 10 secondi per andare al tiro per Montecatini. Esce Cipriani, Galli, Migliori esce, palla persa, voleva darla a un compagno che si era girato. Bocconcelli realizza un bel canestro in mezzo all'area, azione solitaria di Bocconcelli, vincente, meno 5. Galli per Migliori, arriva a blocco, falli non fischiati, Migliori si è messo in mezzo all'area, sbaglia, rimbalza l'attacco di Moretti ma non viene fischiato niente, poi Moretti sbaglia, rimbalza l'attacco di Zanini, sbaglia, poi sbaglia ancora, quarta azione offensiva, Moretti, Migliori spinta da tre, tira da due, sbaglia, rimbalza l'attacco di Zanini e finalmente viene fischiato al sesto tentativo il fallo alla San Giorgese. Montecatini che ha tirato 5 volte prima di subire un fallo ma ha sbagliato anche 3 canestri da sotto. E il secondo fallo di squadra e basta per la San Giorgese. Montecatini 8 secondi per andare al tiro, Moretti va dentro, fallo di non fischiato, fallo di Colombo clamoroso non fischiato, finalmente Moretti mette a segno, rompe il silenzio offensivo di Montecatini. Rota fra un po' ci rimette un crociato, riesce a dare la palla a Parlato, Parlato si muove bene, subisce fallo da Maresca ma non è possibile, viene fischiato fallo a ogni timido movimento. Terzo fallo anche per Maresca. Entra Giorgi, esce Maresca. Parlato con due liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo Parlato. Ancora pressing per Sancho, superato da Montecatini in scioltezza o quasi. Galli
Poi Moretti attacca il canestro, fallo di Parlato, finalmente. Era l'ora. Era l'ora. È il primo fallo di Parlato, ma secondo me ne ha fatta almeno una quindicina. Gode quasi di una specie di immunità parlamentare Parlato. Galli riceve da Cipriani, sicuramente l'attacco di Montecatini ora accusa molte più difficoltà. Migliori mi smentisce immediatamente con la triple che dà tanto ossigeno alla squadra di coach Donfoni. 37-29 più 8, rota per Dialli, per Colombo, ottimo gioco a due, sbaglia però Colombo, palla, l'ultimo a toccare è stato Galli. Secondo me l'ultimo a toccare è stato Scali. Time out chiamato da coach Donfoni, 37-29, 1:47 per andare all'intervallo. Per la San Giorgese, 14 secondi per andare al tiro. Cozzoli per Colombo, Colombo marcato da Giorgi, Colombo, passi di Colombo, non viene fischiato. Cozzoli per Colombo che tira una preghiera allo scadere 24, poi Bimbo Retti, miracolo dalla palla Migliori, palla importante recuperata da Montecatini. Cipriani, per Giorgi che lavora allo controllo su Parlato, va a tirare, sbaglia, riprende rimbalzo, subisce fallo, lo fischiato Giorgi e poi la palla termina fuori. Incredibile. Un minuto e sei alla fine del secondo quarto, 8 punti di vantaggio, la San Giorgese non è ancora andata in bonus. Colombo per Parlato, forzato da tre punti, sbaglia. Se avesse messo anche questo, probabilmente qualcosa di Harden poteva iniziare ad avere. Cipriani vorrebbe la palla Migliori ma non gli viene data. Poi Moretti, Galli, 10 secondi, deve costruire qualcosa Montecatini, costruisce il tiro da tre punti, Galli lo sbaglia, rimbalzo per Dialli. Ultimo attacco del quarto per la San Giorgese. Rota. Rota sfrutta il blocco, poi cerca di servire Parlato, libero da tre punti, realizza. Ottimamente costruita l'azione, in difesa qualcuno non ha fatto il suo dovere, infatti Moretti ha qualcosa da dire. E purtroppo chiudiamo il secondo quarto con un vantaggio immeritato per quello che è stato costruito nel secondo quarto. Solo 5 punti, 37-32. Ci risentiamo tra 15 minuti.
per il terzo quarto della sfida fra la Sangiovese e Montecatini, un quarto per uno. Montecatini che ha chiuso il primo quarto 27-12, il secondo quarto si è chiuso 20-10 per la Sangio, quindi punteggio più 5 per il rossoblu. Parlato da 3 punti, sbaglia, aveva chiuso il terzo quarto, il secondo quarto con una tripla, ora provata a chiudere il terzo con una tripla. Migliori singolata per Galli, quintetto con Migliori, Moretti, Bolis e Meini. Arriva la stoppata di Colombo su Migliori. Rimessa Montecatini, 14 secondi per andare al tiro. Meini per Galli, ora Migliori, Bolis, Bolis va dentro, Bolis si crea lo spazio, sbaglia. Bolis fino a questo momento 2 punti, il realizzatore Montecatini, Galli con 12, Romeda sbaglia da sotto, rimbalzo di Migliori. Alla prima pausa daremo un po' un'occhiata alle statistiche. Intanto Moretti su asse di Bolis va a realizzare il 10° punto ed è il terzo giocatore in doppia cifra dei Montecatini insieme a Galli e Migliori, mentre la Sangiovese ha un solo giocatore in doppia cifra, è Parlato a quota 16. Tozzoli per Colombo, va a realizzare da sotto. Galli per Bolis, ora Moretti per Meini, Meini per la palla per Moretti che fa saltare un avversario, va a realizzare il suo quarto punto consecutivo. Il capitano ancora a 0 punti ma 4 assist. Rota per Parlato da Cozzoli, ancora rota dentro per Colombo che cerca di realizzare sotto, sbaglia sull'ottima difesa di Meini, fallo di Cozzoli su Moretti. Approfitto per ricordare una bella iniziativa degli Old Lions, il gruppo organizzato di tifosi rossoblu che ha organizzato per domenica trasferta del prossimo 20 gennaio a Vicevano, pullman gratuito, totalmente gratuito. Chi volesse partecipare, volesse informazioni, pregato di scrivere sulla pagina Facebook dei Old Lions. Intanto Galli imperterrito a quota 14, rota Scali, scusate, ottima azione personale per Scali, 8 punti per lui. Adesso troppo veloce però subito da Montecatini, Moretti per Galli, ora Moretti attacca Colombo, bella palla per Migliori che fa saltare un avversario e va a realizzare da sotto. Bene in attacco Montecatini adesso, ma deve migliorare in difesa, più 9, 45-36, 3 minuti 50 nel terzo quarto. Parlato, canestro valido, difesa zona che fa un po' acqua. Esce Colombo, rientra Di Anni per la Sangiovese che non ha ancora schierato Romeda, altro giocatore molto molto interessante. Galli va dentro fino in fondo, risbaglia il fallo, il rimbalzo di Romeda, poi Parlato, bella palla per Romeda, ancora Parlato per Di Anni. Cozzoli da 3 punti in faccia a Bolis, realizza Cozzoli, bisognerebbe ostacolarlo il tiro. Galli meno 4, Moretti per Bolis, vediamo se gli risponde alla stessa maniera. Fallo su Galli di Rota,
Vanessa Montecatini, Meini per Boris che deve entrare in partita, lo fa con questo bel calcio a penetrazione fino in fondo, come sottolinea giustamente lo speaker del Palaterme. 5.50 alla fine, più 6. Parlato, perde palla, Parlato, voglia di conquista, non si sa come, di Gianni, bene Parlato, stoppato fallosamente. Fallo di Bonetti, il Lunetta ha Parlato. Ha Parlato, quota 20, due su due per Parlato, meno 4 per la Sangiorgese. Meini per Galli, migliori riceve da Moretti. Moretti ancora per Galli, 3 secondi, bisogna tirare, Migliori da 3 punti, sbaglia, il balzo di Galli però gli strappa le palle dalle mani, Parlato, Di Anni, ribalta per Rota, arresto il tiro di Rota, sbaglia il balzo di Migliori. Bollis si alza da 3 punti, sfortunato, rimbalzo di Cozzoli, 4.40 alla fine del terzo quarto, Montecatini sta lottando Glucchi e con i denti, alla Sangiorgese, piano piano, è tornata a galla, Di Gianni da 3 punti, sbaglia, gli cade il pallone fra le mani, ha Parlato, che poi non riesce a tirare, l'ultimo a toccare il giocatore di Montecatini. Nonostante tutto, nonostante i tentativi di rimonta, Montecatini è sempre in vantaggio, ma deve reggere l'urto in difesa. Ultimamente la Sangiorgese è andata a segno con troppa facilità. Di chiude il palleggio, poi palla, palla, no, peccato, Meini, un secondo al tiro a non scadere, il tiro di Parlato è stato scagliato fuori dai 24 secondi, quindi palla persa Sangiorgese, rimessa Montecatini, c'era il dubbio che gli arbitri fischiassero il fallo sul tiro da 3 punti. Galli per Meini, Galli per Boris, arriva a blocco di Moretti, poi attacca Moretti, fallo, sfondamento di Moretti su Rota, sfondamento. Terzo fallo anche per Moretti. Esce Cozzoli, entra Bocconcelli. Certamente questo fischio non l'ho capito. Rota. Di Gianni per Bocconcelli. Ancora Rota, ancora Di Gianni. Sotto la zona. Bocconcelli da 3 punti, realizza. Bocconcelli sta mettendo a ferro e fuoco la difesa di Montecatini. Meini da 3 punti, ancora secco il capitano, sbaglia. Attenzione perché la partita sta prendendo la piega della Sangiorgese. Di Gianni, Bocconcelli ci riprova da 3 punti. Sbaglia, rimbalzo di Bonetti. Apertura per Meini, Meini va fino in fondo. Fallo antisportivo. A meno antisportivo questo. È andato deliberatamente sull'uomo. Vabbè. Io credo che debba cambiare sport da commentare, forse mi devo dare al badminton. Time out per Montecatini.
Cremonese è rimersa. Potete ricordo aveva iniziato 27-12 fine primo quarto, però poi ha segnato solo 20 punti in 17 minuti. Poi si fa la persa. Rota per Dianni. Parlato da sotto, va a realizzare il sorpasso. 48-47, 2-40 alla fine. Fallo di Bocconcelli, il Benedetta Mori secondo liberi. Paulus è esaurito adesso. Entra Frisone per la San Giugese, la prima volta in campo. Quindi va dentro, viene chiuso, poi consegna la palla nelle mani di Diani. Rota. Parlato per Diani, poi palla persa, bel recupero di Galli, ora Montecatini ha bisogno di un canestro come l'aria. Si è dato solo 10 punti in questo quarto, così come ha segnato i 10 solo nel secondo quarto. Migliori va dentro, resta il tiro contro. Il base d'attacco di Varesca è importante. Bene, da 3 punti, sbaglia, niente da fare. Non c'è il capitano stasera. Un minuto e mezzo. Parlato. Rota. Scali. Parlato da Rota da 3 punti. Sbaglia, rimbalzo di Migliori. Adesso il tiro da 3 punti, Migliori. Adesso che risveglia un po' il Palaterme. Più 2, venuto alla fine del terzo quarto. 16 punti per Migliori. Scali dentro per Frison. Scarica per Parlato da 3 punti. Ma bisogna uscire però su Parlato. Bisogna marcarlo. Col fallo non fischiato. Più 1, 52-51, ma è in difesa che Montecatini non sta giocando come dovrebbe, non contrasta il tiro da fuori. Diani, Frison, Scali da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Migliori. Ultimo tiro per Migliori, che poi riesce a dare la palla, no, la perde. Rota allo scadere del tempo, non riesce a segnare. Finisce il terzo quarto 52-51. Ultimo quarto, tutto da giocare e da vedere e da assistere e da soffrire.
10 minuti della partita con la Sangiogese. Prima giornata di ritorno, Montecatini che viene da 5 sconfitte di fila e vuole evitare assolutamente la sesta, mentre la Sangiogese ha vinto 4 delle ultime 5. E con un parlato da 25 punti, 8 su 13 dal campo, sta provando a sbancare il Palaterme. Un punto di vantaggio per Montecatini. Cipriani rivede il campo dopo tanto tempo, scarica per Moretti, poi Meini, Maresca da 3 punti, realizza. 7° punto di Maresca. Scari, Bocconcelli, Parlato, fallo su Parlato, anzi Colombo, scusate, fallo su Colombo, quarto fallo di Maresca. Rimessa Sangiogese con Colombo, che riesce poi a rimettere per Rota. Rota per Bocconcelli, attacca al canestro, scarica per Parlato, una sentenza da 3 punti, sbaglia stavolta, fallo in attacco di Colombo. Era l'ora, fallo in attacco di Colombo. Più 4. C'è da soffrire, c'è da costruire questa vittoria con sudore, con la fatica. Meili per Maresca che va a tirare da sotto, ennesimo assist del capitano, quinto punto consecutivo per Maresca, 7° assist per il capitano. Scali va dentro, sbaglia, rimbalzo e Di Moretti. Meili, vediamo se Montecatini prova a lungare, palla sotto le gambe involontaria per Moretti, poi Meini libera per Cipriani, da 3 punti, le Cipriani sbaglia, rimbalzo Di Moretti e ancora guarda Cipriani, subisce fallo, peccato, non riesce a realizzare il canestro, ma subisce fallo e andrà in retta dopo il time out chiesto da 15. Cipriani andrà in retta con 2 liberi, time out Sangiogese 57-51, 8-28 alla fine. Siamo alla 15ª giornata, tornare alla vittoria sarebbe fondamentale per la classifica, per il morale del gruppo. Cipriani in un'etta con 2 liberi, sbaglia il primo libero, il chip, 0 punti per il prodotto del divario del Pistoia Basket. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo che non va di Maresca, catturato da Bocconcelli, peccato. 0-2 che non ci voleva, bella palla per Colombo che sbaglia, stoppato da un giocatore di Montecatini, non ho visto chi. Comunque altra occasione per allungare, Montecatini che ha 2 possessi di vantaggio. Meini per Moretti, Moretti che perde palla, poi la riconquista con una magia
dalla palla Meri che libera con Bolis, rende Cipriani, ancora Bolis, va dentro, resto tiro di Bolis, decisivo questo canestro di Bolis, più 8, fallo ora di Maresca, quinto fallo di Maresca, che sfiora il tecnico che sarebbe stato dato alla panchina, quinto fallo di Maresca, esce Maresca, rientra Migliori, Parlato che dice ma lui sarebbe da tecnico, Parlato magari parli un po' troppo, lo dice anche il cognome. Piotto, parziale aperto di 7-0 in questo quarto, ora parla anche Quilici che però era stato già abolito, quindi forse andava sanzionato con un tecnico. Bocconcelli vuole rota, riceve rota, marcato da Cipriani, tornato a uomo Mutegatini, Parlato marcato da Migliori, Parlato si prende il centro nell'area, spinge, fallo ora di Migliori, non si può difendere sul Parlato, la regola di questa partita è che non è ammesso difendere, secondo fallo di Migliori, devo leggere il regolamento FIBA perché probabilmente c'è un capoverso dove c'è scritto che non si può difendere sui numeri 57, ora dopo lo vado a cercare. Ora fallo l'attacco di Parlato che lo manda a quel paese e si becca un tecnico che mi sembra sacrosanto, finalmente un tecnico che mi sembra giusto, ecco, diciamo, per usare un eufemismo, mi dispiace per Sasà, ma il tecnico ci sta. Migliori un libero, realizza, e ora anche la rimessa per i Mutegatini che Toffoli sceglie di giocarla dal fondo, per avere 24 secondi, pressione enorme a tutto campo per l'assaggio che ha esaurito il bonus, questa sì che è la buona notizia, video di fallo Mutegatini, Andrea Lunetta, Cipriani marcato da Rota, poi sta per perdere il pallone, Meini 9 secondi, il capitano deve inventare una magia, inventa un tiro da 3 punti, realizza! Il capitano sceglie il momento giusto per segnare i primi 3 punti della sua partita, Parlato da 3 punti, non sbaglia mai, sbaglia, rimbalzo, fallo della Casciana sotto canestro, credo di Cipriani. Esce Cipriani, entra Galli, non abbiamo visto di chi è stato fallo, esaurito il bonus anche a Mutegatini, 6-7 minuti alla fine, palla recuperata da Moretti, Migliori da 3 punti, si alza, sbaglia, rimbalzo, no, i due si sono contrastati di Mutegatini, peccato, troppa generosità, time out chiamato da 15, Mutegatini 11-0 il parziale di questo quarto, perché dopo 3 minuti e 10 secondi la San Giorgese non ha ancora segnato e il vantaggio è di 12 punti, 6-50 alla fine. Recita il cubo del Palaterme, 6-51 dalla fine,
Borghettini, vantaggio di 12 punti, un vantaggio costruito con la tripla di Meini, i canestri di Maresca e soprattutto la difesa che ha reso impossibile ogni conclusione della San Giorgese. Gozzoli da 3 punti, sbaglia, rimbalzo catturato da Migliori, molto bene il rimbalzo Migliori, credo sia andato in doppia cifra, almeno 9 rimbalzi se non 10. Meini, bella palla per Moretti che scarica per Bollis, si alza Bollis, sbaglia, rimbalzo in attacco di Moretti, fuori per il giocatore Sbru che non c'è. Anni, Scali, Di Anni non tira, Rota marcato da Moretti, Rota va dentro, si gira, realizza il primo canestro del quarto per la Saggio che porta Montecatini a più 10, 5.50 alla fine. Palla persa da Meini. Queste sono le palle perse che Montecatini deve evitare. Per ora sono 16 le palle perse di Montecatini. Scali. Rota contro Bollis, ora cambio marcatura. Di Anni da 3 punti. Reale sbaglia, scusate. Meno male. Palla per Montecatini con Bollis sulla metà campo. Deve giocare con pazienza e lucidità la squadra di coach Alberto Donfoli, va dentro Meini, c'è fallo, l'ho fiscato, Meini va dentro, il canestro di Meini, fallo, non fiscato, quinto punto di Meini, rota per Cozzoli, da 3 punti, non contrastato, realizza, Cozzoli, meno 9 per la Saggio, siamo negli ultimi 5 minuti, Galli, per Moretti, Moretti un'autostrada davanti a sé, Samuele Moretti con due mani fino al ferro, 67-56, canestro psicologicamente importante, Cozzoli forzatissimo da 3 punti, la degna risposta alla tripla, alla schiacciata di Moretti. Cozzoli si accende, giocatore, tiratore straordinario. Meini per Galli, poi Moretti, Moretti si trova davanti ancora una volta il canestro e va a realizzare sul mancato anticipo avversario. 16 punti per Samuele Moretti. 4 minuti alla fine, più 10. Ora vediamo se Cozzoli fa un'altra magia, la palla la vuole lui. Ci riprova Cozzoli. E stavolta sbaglia Cozzoli, se l'andava dritto allo Star Game dell'NBA. Galli per Meini, arriva a blocco, poi viene stoppato, palla recuperata da San Giorgese, stoppata su Meini, Bocconcelli per Scali, sbaglia da 3 punti, rimbalzo di Galli. Poi Migliori stoppato da Di Anni. Rota Bocconcelli, libero da 3 punti. Sbaglia, rimbalzo di Moretti. Fallo su Moretti, di Scali. E ci saranno due liberi per Moretti perché ha esaurito il bonus. La Saggio, uscito Bocconcelli, è intanto parlato per la Saggio. Due liberi per Migliori a 3 minuti 09 sul più 10. Realizza il primo Migliori. Quota 18 per lui.
difesa di Montecatini, 2 su 2 per i migliori. Fallo di Bonis è il secondo. Per migliori 19 punti con 8 rimbalzi. Moretti 16 punti, 13 rimbalzi. Galli 14 punti, 6 rimbalzi. Vedi. Assist, 5 punti, 2 su 2 per Rota, che ha segnato il suo settimo punto. 2 minuti e 50, Montecatini deve gestire bene questi attacchi. Alla partita in pugno. Dalli per Bonis. Bonis, grande, grande canestro di Alessio Bonis, che ha preso coraggio. Ottavo punto, 2 minuti e mezzo, più 12. Cozzoli, finta, fallo di Bonis, inesistente, dice che ha retto per la maglia l'avversario. Fallo di Bonis, 2 minuti e 25. A parte le battute, tanto di cappello, la partita di Sasà ha parlato. 25 punti, 4 su 10 da 3, 5 su 6 liberi, 5 rimbalzi, 7 falli subiti. Ora 26 per Parlato, addirittura l'unico giocatore in doppia cifra per la Saggio, ma ha segnato solo 2 punti in questo quarto. Galli per Migliori, supera la metà campo. Bonis, Galli, Vini, va ora a prendersi il pallone, sempre più 10. Vini per Galli, da 3 punti per cercare di chiudere la sbaglia, rimbalzi l'attacco di Migliori che poi perde il pallone andando a cercare spazio dove non c'era. Cozzoli da 3 punti, sbaglia, rimbalzi l'attacco di Colombo che sbaglia, poi risbaglia, subisce fallo. 1 minuto e 50. Montecatini questa partita non la vuol chiudere. Quarto fallo di Bonis. Due liberi per Diani. 8 tiratore liberi Diani. Sbaglia. Sbaglia anche il secondo. Bonis per Migliori che va a probabilmente mettere il canestro della staffa su assist di Bonis, 21 punti per Migliori. Attacco determinante, Montecatini deve cercare di subire canestro. Diani passa la palla dopo l'errore, ha parlato che sbaglia, rimbalzo di Moretti e forse ora, signore e signori, Bonis mette i chiodi su questa partita. 1 minuto e 25, 77-63, time out di 15, all'attata abbiamo perso di 29, non chiedo ovviamente di ribaltare la differenza canestri, ma i 2 punti sono già una notizia bellissima, importante, e che probabilmente spingerà qualcuno dei tifosi di Montecatini a salire sul pullman gratuito che gli Old Lions hanno organizzato per la prossima partita di Montecatini domenica prossima 20 gennaio a Vigevano alle 18, mentre la prossima partita casalinga è per domenica 27 gennaio contro Varese.
rimessa per la Sancho, minuto 26. Partita ghiacciaia per Montecatini, se non succede l'imponderabile. Parlato per Rota, Rota forzatura, sbaglia, rimbalzo di Parlato che subisce fallo non fischiato, l'ultimo a toccare il giocatore di Montecatini. 13 secondi per andare al tiro per la Sancho. Parlato, Rota sbaglia, rimbalza ancora di Parlato, subisce fallo e va a realizzare 29 per Parlato. Indomabile Parlato, assolutamente migliore in campo per la Sangiorgese. Ha parlato e scrive 30 punti, 15 non ha perso le speranze sul meno 11, un minuto alla fine. Montecatini ha una rimessa importante per non correre rischi. Yeah.
16 rimbalzi, 18 punti e 16 rimbalzi. Intanto Rota segna da 3 punti. Ora palla persa quasi, anzi palla persa quasi. Zanini riesce a trovare metà campo da Migliori, che va a realizzare da sotto. 18 punti più 16 per Moretti, partita finalmente da Samuele Moretti. Rota per Bocconcelli da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Bonis. Ora c'è, ma Bonis era fuori quando ha preso il pallone. Bonis era fuori quando ha preso il pallone, quindi 14 gol alla fine più 13, ma il Montecatini ha vinto e va a quota 14 punti. Rota da 20 metri va a realizzare un altro canestro da 3 punti. Fallo ora di Bocconcelli su Meri. Ora arriva il coro anche per coach Toffoni. Aveva visto la squadra molto bene in settimana e la partita è stata la degna risposta, la degna lettura di una ottima settimana di allenamenti. Meri realizza il libero. Meri 8 punti, tutti nell'ultimo quarto. E ora esce Meri, giusta a Stadi Comescio, entra Gabriele Bucci. E Tavucci, 84-72. Montecatini vince. Parlato, raggiunge quota 32, ma è tutto inutile. Una bella vittoria, una grande vittoria per Montecatini, meritata perché è stata quasi sempre in vantaggio. Una bella prestazione, una bella risposta alle ultime partite con Montecatini, aveva perso le 5 di fila, ma ora ha ritrovato la vittoria. Inizia il giorno di ritorno nel miglior modo possibile. Un saluto a Matteo Pancellini a casa, saluto a voi per l'ascolto, ad Andrea Ferrati in regia. Montecatini vince 84-72 sulla San Giorgese. Appuntamento alle prossime gare casalinghe di Montecatini.